straordinaria e tragica pandemia che stiamo vivendo in questo anno funesto ha notevoli precedenti nella città di Conversano. La città di Conversano è stata teatro di una incredibile epidemia di peste alla fine del 600, fra il 1600, gli ultimi mesi del 1690 e i primissimi del 1692. Non si è trattato naturalmente dell'unica epidemia vissuta in questa città. Adesso vi enumererò le epidemie precedenti, ma quella del 1690-1692 fu limitata a Conversano e al territorio circostante, cioè Mola, Polignano, Monopoli fino a Fasano. Alcune città rimasero indenni da questa, alcune città vicine rimasero indenni da questa epidemia, tipo Turi, Castellana salvata per il miracoloso intervento della Madonna della Vetrana. La prima testimonianza relativa a una peste conversanese risale al 1503, quando la città fu invasa dalle truppe spagnole e francesi, e quindi la città di Conversano fu saccheggiata e la popolazione decimata appunto per un'epidemia di peste. Purtroppo dei secoli precedenti non abbiamo testimonianze dirette. L'unica testimonianza appunto è questa del 1503, a cui è seguita poi un'altra epidemia di peste durata dal 1528 al 1530, sempre in occasione delle lotte fra francesi e spagnoli per il predominio nel Regno di Napoli. Ecco che in quell'occasione morì di peste pure il nostro conte, il famoso umanista Andrea Matteo Acquaviva d'Aragona. Nel 1529 morì appunto in Conversano il nostro conte, un illustre personaggio, autore di scritti importanti, promotore di una tipografia nel suo palazzo di Napoli, e del quale peraltro esiste un ritratto dipinto niente meno che da Raffaello. Nel 1656 il regno di Napoli fu invaso da una peste disastrosa che interessò anche Conversano, tanto che la contessa Isabella Filomarino con parte della famiglia si rifugiò in Acquaviva delle Fonti, e dove per la salvezza ottenuta commissionò il cosiddetto panno, che è una lastra d'argento che copre l'immagine della Madonna di Costantinopoli, che è venerata nella cripta della cosiddetta cattedrale, nella chiesa madre meglio, di Acquaviva delle Fonti. La peste fu disastrosa, l'imponente quantità di persone che morirono in tutto il regno. Il 22 settembre 1656 San Michele Arcangelo apparve a Monsignor Alfonso Puccinelli, vescovo della città di Monte Sant'Angelo, e gli ordinò di benedire le pietre della grotta sulle quali doveva essere scolpita la sua immagine. Questa è la quarta apparizione di San Michele Arcangelo. Anche da Conversano fu richiesta una lastra di questo genere e fu collocata sulla porta più importante della città, la porta antica della città. In occasione della demolizione della porta nel 1829, la lastra e lo stemma della città, che decorava pure la porta, furono collocati sulla casa adiacente e lì si trovano tuttora. Ora veniamo alla peste di... Purtroppo non abbiamo molti dati relativi alla peste del 1656 a Conversano, durante la quale per esempio morì
Candida Brancaccio, marchesa di Polignano, morì il pittore famoso Francesco Fracanzano, che aveva lavorato anche a Conversano. Insomma, morirono una quantità importante, imponente di persone e di personaggi. E molte notizie invece abbiamo relative alla peste che scoppiò nel 1690, sul finire del 1690, a Conversano, e come ho detto che durò fino al 1692, come adesso vedremo. L'occasione di questa peste fu vista nei litigi, nelle storie, nelle lotte che c'erano fra il conte di Conversano, Giulio II, coadiuva d'Aragona, e Monsignor Andrea Brancaccio, vescovo della città. Il vescovo si opponeva alla insistente richiesta del conte di Conversano di avere un trono anche in chiesa, e quindi il vescovo si opponeva a questa richiesta e naturalmente veniva fatto oggetto da parte del conte di dispetti e aperta lotta, tant'è che il vescovo fu costretto a scappare da Conversano travestito da contadino. Si narra che arrivato vicino alla chiesa, uscito dal suo palazzo e quindi avviatosi per la via per Bari, l'attuale via Perrutigliano, si tolse le scarpe e le scosse anche dalla polvere, dicendo: io di questo paese non voglio portarmi via neanche la polvere delle scarpe. E in effetti, una settimana dopo che il vescovo aveva fatto questo gesto, nella città di Conversano si diffuse la peste. Giuseppe Schiavelli apparteneva a una famiglia di Conversano, una nota famiglia di Conversano, e insieme al notaio Cola Maria Parente, ad un sacerdote e ad alcuni altri personaggi, era collaboratore di malefatte del conte di Conversano, Giulio II, i quali appunto sottoponevano a soprusi i cittadini e il clero della città. Ecco che questo personaggio, questo Giuseppe Schiavelli, acquistò tra la fine di settembre e i primi di ottobre del 1690 due casse di tabacco e alcune pelli che erano state portate sulla costa fra Cozze, fra Polignano e Mola, e precisamente in località Ripagnola, dove c'era un approdo naturale, da un tale padron Giorgio Rossi, il padrone della barca, il quale vendette questo materiale di contrabbando, naturalmente, vendette questo materiale a Giuseppe Schiavelli, il quale poi li portò nel monastero di Santa Chiara, poi nella masseria di Agnano, di proprietà dei Manuzzi, di Don Giuseppe Manuzzi. Insomma, ecco, questo trasloco di materiali fece diffondere appunto la peste a Conversano.